aprire, diciamo, il piatto che stiamo per godere con Franco Nones, prezioso commentatore. Assistiamo a questa bella partenza in linea. Sono globalmente 12 le squadre che partecipano a questa staffetta e naturalmente anche il lancio è molto importante. Chi arriva prima all'uscita della pista sulla salitella che porta verso la parte centrale del percorso naturalmente avrà poi più facilità nello scandire il passo. Assisteremo, e questo lo diciamo sempre, una premessa utile per coloro che si accostano solo saltuariamente all'uscita di fondo, assisteremo, dicevo, a dei cambi regolari come accade nell'atletica leggera con un tocco di mano tra un atleta e l'altro. Ecco perché dicevo è una disciplina, una specialità per meglio dire, molto godibile anche per chi ora davanti al teleschermo a casa ha intenzione di passare un'oretta davanti ad uno spettacolo sportivo entusiasmante ma anche suggestivo, soprattutto per il panorama che si va a solcare. Nones con noi rivivrà probabilmente i fasti della sua spettacolosa carriera. Ho parlato di Olimpiadi, ogni giorno mi piace ricordare che è l'unico atleta italiano che possa vantare una medaglia d'oro a livello olimpico nella 30 chilometri a Grenoble nel 68. E vediamo intanto che la Finlandia sta facendo un po' da locomotiva in questo treno di atlete. Subito dopo però c'è la Norvegia, la nostra rappresentante. Un ritmo che vada bene per le sue condizioni, pertanto vediamo la Norvegia che è già in testa e assieme alla Finlandia che fanno il ritmo, l'Unione Sovietica è attaccata. Sono le 3-4 nazioni che dovrebbero disputare il tutto, vediamo l'Italia che è appena dietro e ritengo che la bici, essendo un atleta molto veloce, riesca poi a prendere una buona posizione anche lei per non farsi imbottigliare. Chiaramente le due nazioni maggiormente favorite. C'è però un'ombra, un giallo, un trilling che potrebbe guastarci la festa ed è meglio buttarlo subito sulla pista assieme alla fatica di queste atlete. Un problema burocratico, di regolamento, inspiegabilmente esploso ieri pomeriggio. A quanto si dice, l'iscrizione delle atlete italiane sarebbe stata presentata in ritardo lieve, ma purtroppo sempre ritardo al di fuori. Vedete un po' come sono andate le cose. Dunque queste iscrizioni andavano presentate entro le 16 di ieri, vero? Sì, per una norma, diciamo, stabilita dal comitato organizzatore, quindi non era una norma di assoluta rigidità. Quindi praticamente andavano presentate entro le 4 di ieri. È stato presentato alle 4:15. La lunga carriera è Solveig Pedersen, omonima di una ragazzina che invece sta presentandosi solo ora sulla scena. Vediamo alle spalle delle due atlete che hanno nettamente staccato le altre, la finlandese. E vi dicevo di Solveig Pedersen, che in questi campionati come migliore risultato ha un quinto posto nelle 15 chilometri a tecnica classica. Va detto che la staffetta, come in tutte le staffette, prevede due frazioni a tecnica classica e due, una sconosciuta, una fuoriclasse che vanta dei titoli nella staffetta in questi mondiali, un quarto posto nella 15 chilometri a tecnica. Salita riesce a staccare la Pedersen e in discesa la Pedersen quasi sempre riesce ad andargli sotto, probabilmente la preparazione dei suoi sci, del suo materiale è migliore di quello della sovietica e questo logicamente è un certo handicap. E quindi ci perdoneranno qualche metro. Vedete la norvegese dietro con la tuta più scura, davanti la sovietica che si appresta a dare un cambio più che dignitoso alla propria compagna Raisa Smetanina. Vedete ora il tocco con il quale avviene il cambio, tocco leggero, non più una spinta tipo catapulta come si usava una volta, e con 6 secondi e 4 decimi parte in seconda battuta la Norvegia. Io 4 sono più o meno sulla stessa linea. Ora è pronta a partire la Polonia. La Polonia cambia in terza frazione, in quarta con un ritardo di 36 secondi e 3, in terza ha cambiato il Canada con 36 secondi netti, quindi 3 decimi soltanto. Quindi Norvegia, Canada, Polonia nell'ordine alle spalle dell'Unione Sovietica. Cambio a Manuela Dicenta, dalla quale naturalmente ci attendiamo una frazione esplosiva dopo la medaglia di bronzo conquistata nella 5 chilometri, la stessa distanza che sta ora. Il duello fra Unione Sovietica e Norvegia sta ora interessando a due atlete altrettanto valide e titolate quanto le prime due, vale a dire che l'Unione Sovietica ha messo in campo Raisa Smetanina, che è un fenomeno di longevità, ha 38 anni e ha al suo attivo ben due medaglie d'oro a livello olimpico, 3 d'argento, una di bronzo a livello di campionati del mondo, ha un oro, 2 argenti e 3 bronzi, quindi un atleta che nonostante l'età
è sicuramente ancora più che competitiva, ma accanto a lei c'è Maria Lisa Kirvesniemi in campo a questo punto per la Finlandia, che è forse il personaggio. Si ritrova Russia e la Norvegia, ma cioè sono forti, non c'è niente da dire, non sono riuscito a tenerle e poi magari alla fine è un po' pagato, ma comunque sono contenta così. Speriamo, io adesso tanta fiducia nelle altre. Una campionessa di tenacia, di longevità. E accanto a noi per valutare anche questi aspetti che vanno al di là dei numeri che ci offre questa gara c'è Rolly Marchi, un uomo della neve, scrittore, giornalista, di vedere la tua Maria Lisa Kirvesniemi, l'altra mammina tornata alle gare, tornata ai vertici proprio dopo la maternità. Avevo ragione io che ero in pista. No, perché prima era la norvegese, questa era la finlandese. Dicevo che era sulla pista, intendevo. Certamente, in pista la Kirvesniemi in seconda frazione con la Finlandia. E vedete intanto l'ordine dei passaggi, l'ordine in gara, Unione Sovietica, Norvegia e Finlandia. Manuela Dicenta, dalla quale ci aspettiamo una frazione molto importante, soprattutto perché sui 5 km, come dicevamo prima, a tecnica classica, ha conquistato la sua splendida medaglia di bronzo. Un inseguimento che durava da 9 anni, da quando toccò per la prima volta il podio nell'82 a livello di campionati del mondo juniores, e ora dopo una preparazione meticolosa, dopo anche una carriera agonistica un po' movimentata per il carattere o per altre vicende, Manuela Dicenta vede coronato il suo sforzo da questa medaglia e le auguriamo che non sia davvero unica e isolata. Intanto davanti la norvegese ha superato Di Braten, ha superato la Smetanina e quindi in questo momento è la Norvegia che sta guidando la staffetta. In salita guadagna sempre l'Unione Sovietica nei confronti della Norvegia, che viceversa sembra abbia gli sci più veloci in discesa. E qui è la mammina di cui ci ha parlato anche Rolly Marchi, Maria Lisa Amalainen Kirvesniemi, che ha una storia lunghissima da raccontare in quanto anche a medaglie. Va detto che dopo aver vinto 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi e una medaglia d'oro ai mondiali, ecco intanto la Dicenta torna alle gare dopo molto tempo ed è in quarta posizione. Abbiamo visto che Rolly Marchi è stato buon profeta, auguriamoci che mantenga l'Unione Sovietica, che nei pronostici della vigilia veniva data come candidata quasi unanime per la medaglia d'oro. Non è molto il distacco dell'Unione Sovietica, vedremo ora nelle due frazioni a tecnica libera, a skating, quindi chi saprà prevalere. Molto ravvicinato il cambio fra Norvegia e Unione Sovietica e quindi la sfida continua. Terza frazione, Maria Lisa Kirvesniemi tocca, deve toccare per regolamento, dà il cambio a Marjut Lukkarinen, quindi Norvegia, Unione Sovietica, poi Finlandia ed ecco l'Italia, Manuela Dicenta che dà il cambio a Gabriella Paruzzi. La Manuela Dicenta ha recuperato 8 secondi sulla prima. 34 secondi di ritardo infatti per l'Italia, con Finlandia in terza battuta, ora sta cambiando la Polonia, quindi Norvegia 2 secondi e 7 in campo Tamara Tikhonova. Duello ancora una volta ad alto livello fra atlete che hanno segnato in profondità le classifiche in questi ultimi anni. La Tikhonova ha una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Calgary nella 20 km e una d'argento sempre a Calgary nella 5 km a tecnica classica. Ora... E ha tentato di raccogliere tutte le avversarie mandandole dietro, ma 3 sono andate un po' fortino. Ti sono sfuggita. Sì. Attendiamo adesso cosa fa la Paruzzi. Sì, poi adesso vado in pista a digitarle. Ah, tu vai in pista. Sì, arrivederci. Sì. Auguri allora. Ciao Manuela. Linea a Giacomo Santini. Grazie, la stavamo prendendo in quanto Nones si è dato alla matematica e ha fatto un sacco di conti. Le sovietiche erano le ragazze da battere in questa staffetta, ma si è fatta sotto notevolmente anche la Finlandia. Vedete in sottofondo Marjut Lukkarinen che ha equilibrate per il passo tradizionale, naturalmente anche la pista utile per la tecnica dello skating, che è quella che stanno interpretando le due ultime frazioniste di questa staffetta. Sfida ancora aperta, dicevamo Nones, fra Norvegia e Unione Sovietica. Tu pensi che il problema della scorrevolezza dello sci abbia una ripercussione poi importante alla fine? In base un po' la Nielsen forse è la più debole del quartetto e allora sta un po' pagando. Mi sembra che vedendolo sciare sia abbastanza pesante. La Nielsen, scusami se ti interrompo, ha 22 anni soltanto, infatti è ancora in cerca di esperienza. A livello di Coppa del Mondo vanta come miglior prestazione un 10° posto in una 15 km, non ha quindi il curriculum, il palmarès delle altre atlete.
la Lukkarinen, Marjut Lukkarinen, è altrettanto giovane, 22 anni, finlandese, e in questi campionati del mondo due noni posti. Ed ecco ora che c'è la nostra atleta, non è lontana dalla finlandese, Gabriella Vialde, pronta a dare libero sfogo a tutta la sua potenza, alla sua classe, una ragazza che davvero possiede il turbo. Osservate con quale cura si tocchino, in quanto, se non sbaglio, appena di regolamento non è valido il cambio. Unione Sovietica e poi al secondo posto la Finlandia, che ha scavalcato la Norvegia, quindi la Norvegia ha ceduto nettamente con la ragazza di cui vi parlavo, la Nielsen, e ora la Finlandia cambia in seconda posizione con 20 secondi e 7, bisogna solo verificare ora quanto ha perso la Norvegia. Non è molto, ma comunque è seriamente handicappata. In terza posizione l'Italia è subito qui e quindi questo è un dato positivo. Lotta fra Italia e Norvegia a questo punto per un ipotetico bronzo. Parte Stefania Belmondo con questa missione di andare a caccia della Norvegia. Il che abbiamo finalmente la situazione d'argento. La Finlandia sulla carta dovrebbe essere quella che ha in campo l'atleta più debole, però abbiamo visto che fin d'ora la Finlandia, che doveva essere forse la quinta nazione, si trova al secondo posto. Affrontando un tratto di discesa, vi ricordo che in questo campionato del mondo ha conosciuto soltanto un rovescio nella 5 chilometri, quando probabilmente per un problema di materiali è arrivata 19esima. Ora vediamo una piacevole novità, l'Italia è seconda, ha superato, Stefania Belmondo ha superato Norvegia e Finlandia e sta producendo quel rush finale che sognavamo, ma forse non prevedevamo così prematuro e in questa misura. Vedete l'Italia con la Norvegia che sta ora tentando di recuperare, ed è Trude Diebendahl, non è un atleta qualsiasi, ne abbiamo parlato. Vediamo Stefania Belmondo tallonata dalla Diebendahl, auguriamoci che la nostra frazionista non abbia speso troppo nell'operazione sorpasso che ha felicemente coronato pochi istanti fa. È bella ancora l'azione di Stefania Belmondo in questo tratto di salita, non è, come ti pare, affaticata al punto giusto, troppo, poco? Beh, logicamente sentirà anche lei la fatica, perché ha cercato di partire fortissimo per recuperare la Norvegia e la Finlandia. C'è da augurarsi che non debba pagare magari. Non ce la facciamo, occhio, dicevo, il vantaggio che ha sulla sua immediata inseguitrice Stefania Belmondo dovrebbe essere sola all'inseguimento della sovietica Elena Vialde, ed è così, ha staccato direi più nettamente rispetto all'immagine precedente le immediate inseguitrici. È bello vedere questo vuoto alle spalle degli italiani, ci perdoneranno i nostri teleutenti, anche in rapporto a quanto hai osservato prima, cioè su una certa lentezza degli sci delle sue compagne. Sì, la Elena Vialde sta andando molto bene. Addirittura amici e parenti, tanto è sicura. Dicevo, concentriamoci sul duello per la medaglia d'argento che fino a un istante fa, quando l'abbiamo vista, era in mano a Stefania Belmondo. Fai presto Vialde, auguriamoci di poter tornare con un certo anticipo sulla nostra atleta per verificare se è stata in grado di contenere il ritorno della Diebendahl, la norvegese, vi ho detto che l'ha preceduta di un secondo nella gara della 15 chilometri e che ora è la sua diretta avversaria. Vediamo un grande movimento sulla collina di fronte a noi, dovremmo essere ancora secondo, ormai è alla fine del toboga, in vista del traguardo, nessuno la può più raggiungere, nemmeno la norvegese Diebendahl. Momento ancora una volta storico che richiama anche un pizzico di enfasi nel sottolinearlo, medaglia d'argento, la prima medaglia d'argento del fondismo femminile italiano, conquistato ancora una volta dall'unione delle forze di quattro atlete, l'ultima è Stefania Belmondo che dà gli ultimi colpi di racchetta prima di toccare con mano questo metallo nobile. Argento per Stefania Belmondo, argento per la staffetta italiana in questa giornata indimenticabile, storica ancora una volta dopo i due bronzi conquistati dalla stessa Belmondo e dalla Dicenta. Terza la Norvegia con la Diebendahl, un fenomeno autentico che non è riuscita però a colmare lo svantaggio nei confronti dell'italiano. Attenzione Pragitane, diamo l'ordine d'arrivo, poi ti passo la linea sul traguardo, quindi terza Stefania, la Stefania, sto raggiungendo le nostre ragazze, la Finlandia, eccole qua abbracciate una addosso all'altra. Stefania, Gabriella piange. Stefania, hai ancora fiato? Ciao. E la risposta di Stefania Belmondo a Bice, che le dice brava, le risponde ma che brava io, brave tutte, e si agita Stefania, saluta tutti, vediamo il presidente della federazione, grande giorno Valentino. Sì, un grande giorno, sono state magnifiche, adesso si portano via la Stefania. E gliela portano via, c'è quasi, c'è confusione, dobbiamo uscire.